L'etichetta delle mie bottiglie di olio è molto semplice e lineare. Non ci sono riferimenti religiosi e ancor meno alla nazione. Sull'etichetta trovate tre indicazioni. La prima, che è un extravergine, e che è extravergine lo dicono le analisi sensoriali fatte dal panel test che mi ha rilasciato la dichiarazione DOP, che è il secondo elemento che trovate sulla mia etichetta. La DOP è la certificazione che vi dice che l'olio che state acquistando viene prodotto da olive coltivate in Umbria, nella zona Assisi Spoleto, frante in loco e imbottigliate nello stesso posto. Il terzo elemento è la certificazione biologica, che attesta che nella conduzione degli uliveti io non uso concimi chimici, diserbanti e ancor meno pesticidi. La certificazione più importante è la seconda, è la DOP. La DOP è un regolamento comunitario che tutela le produzioni di origine protetta. Un produttore che coltiva in un determinato settore della regione viene premiato con questo tipo di certificazione. L'olio deve corrispondere a determinate caratteristiche, sia organolettiche che sensoriali. Quindi, in un momento di confusione come quello che stiamo vivendo, comprare un extravergine DOP significa assicurarsi della sua provenienza, del suo modo di lavorazione. Se è biologico, ancora di più, perché abbiamo la sicurezza che non terremo al suo interno sorprese di tipo chimico. Ciao!